Ciao ragazzi, ho appena visto Aquaman, scusate, l'ho visto un po' tardi, lo so, ma volevo vederlo con la mia ragazza e lei non ha avuto tempo fino ad oggi. E tanto so che comunque voi i miei video poi li vedete, la mia fanbase fedele li vede in ogni caso, grazie. E allora, due fronti si sono creati su questo film: il fronte del fa cagare e il fronte del è un film fantastico e la gente lo odia solo perché sono hater o fanboy Marvel, non lo capiscono, eccetera, eccetera. Quindi, perfetto, cioè stupendo o schifezza. Io l'ho trovato ok. Mi dispiace, faccio arrabbiare entrambi i fronti, è divertente quando succede. L'ho trovato ok, ragazzi. Secondo me non è il peggior cinefumetto mai fatto, non è neanche il peggiore degli ultimi 2 anni, se è per questo, di gran lunga. Non lo è, ma non credo neanche che sia uno dei migliori degli ultimi anni, non credo che sia uno dei migliori della DC, non credo neanche che sia uno dei migliori del DC Extended Universe, sinceramente. E per me è ok, ragazzi, e prima ne parlo in maniera generale e poi entriamo negli spoiler. Allora, generalmente, cose che mi sono piaciute di questo film. Mi è piaciuto molto Jason Momoa perché Jason Momoa è simpatico ed è carismatico e ci piace vederlo. Ci piace vederlo in generale. Io dico sempre questa cosa: lui è uno dei pochi ad essere considerato un figo dalle donne e simpaticissimo dai fidanzati di quelle donne, che è una cosa rara perché spesso quando uno viene osannato che è figo, 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 i maschi un po' si rompono le scatole di sentirne parlare. E invece io Jason Momoa lo adoro, lo trovo adorabile, mi sta troppo simpatico. È una persona, è tipo persone che conosco, che mi stanno simpatiche, mi ci troverei bene a berci insieme una volta al pub. È simpatico Jason Momoa ed è molto carismatico. Se è sullo schermo lo guardi e lo ascolti. Quindi metterlo a fare Aquaman fu una grande mossa che ha fatto molto, secondo me, per far rispettare il personaggio al pubblico generico e per portarli a leggere poi i fumetti da cui viene e tutte le varie versioni del personaggio. Questa è una cosa buona e io di questo ne sono convinto. E quindi mi piace Jason Momoa, mi piace vederlo sullo schermo e mi è piaciuto come Aquaman. Aquaman è stato scritto molto per essere come lui, ma funziona. Non è di certo la prima volta che succede per un personaggio di cinefumetti, quindi la trovo una critica un po' ipocrita, se è questa la critica. Poi, allora, i costumi sono fantastici in questo film. La DC è forte nei costumi, a me piacciono tutti i costumi del DC Extended Universe, a parte quelli di Suicide Squad. E qui si riconferma la cosa, perché il costume di Arthur, quello più fedele ai fumetti classici, arancione e verde, è bellissimo. I costumi di Orm mi sono piaciuti un sacco. Il costume di Black Manta è stupendo, è perfetto, è il fumetto, e io lo penso dal trailer che il costume è bellissimo. Non vedevo l'ora di vederlo, Black Manta, era la cosa che attendevo di più del film. E mi sono piaciuti un sacco i costumi. Mi sono piaciute le performance, soprattutto quelle di Orm e di Black Manta. Sono quelli che mi sono piaciuti di più. E c'è una performance che non mi è piaciuta, a cui arrivo dopo, ma loro mi sono piaciuti. Mi è piaciuto Willem Dafoe, mi è piaciuto ovviamente Jason Momoa. E mi sono piaciuti tutti, il padre mi è piaciuto, di Aquaman, di Arthur, e la chimica mi è piaciuta molto. Si vedeva che questi attori si sono divertiti a lavorare insieme, che si trovavano bene, che era un set dove stavano a loro agio, e questa è una cosa documentata, si sa, insomma, alla gente piace lavorare con James Wan, e si vede. E le scene che ho preferito sono quelle tra Arthur e il padre. L'affetto lo vedi, sembra molto genuino, e Arthur è molto carino col padre, gli vuole bene, beve con lui, lo accompagna a casa, è assolutamente dalla sua parte per tutto quello che è successo nella storia. Questa lealtà è molto carina, a me è piaciuta, ti scalda il cuore come cosa, è carina, è l'aspetto che mi è piaciuto di più delle relazioni interpersonali in questo film. Poi, cose che mi sono piaciute, le creature mi sono piaciute e non ti danno spesso tempo di apprezzarle quanto vorrei, ma mi sono piaciute e ogni volta che c'era uno squalo con l'armatura io ero contentissimo. Io amo gli squali, come si è capito dal mio canale, e ogni volta che vedevo uno squalo con l'armatura pensavo: che figo, che figo! E mi è piaciuta come cosa. Ci sono poi, in questo film, ha vari momenti che sono comici, e io dico comici, non leggeri, ma apertamente comici, momenti scritti per far ridere lo spettatore con una pausa dopo per permettergli di ridere. Quella è la definizione di una scena fatta per la comicità. Allora, la
La maggior parte di questi momenti non mi ha fatto impazzire, li ho trovati un po' opprimenti. Non erano tanti, però quando c'erano io spesso ero a disagio e non ridevo. Non è assolutamente come Thor Ragnarok che è stato fatto questo paragone, secondo me, perché Thor Ragnarok è estenuante come film, non sta mai zitto quel film. Questo film non era così nella comicità. Ci sono più di una battuta che non mi hanno fatto impazzire, però ce n'è una che mi ha fatto schiantare. C'è una battuta in questo film che mi è piaciuta veramente tanto, una scena comica che mi è piaciuta veramente tanto, e ce n'è un'altra dove ho capito l'intenzione. Non mi è piaciuta l'esecuzione, ma l'idea era carina, secondo me. Quindi ecco, però queste cose, queste altre scene comiche invece non mi sono piaciute tanto. Atlantide mi ha un po' deluso perché era tanta roba insieme. Non ho potuto veramente apprezzare la scenografia, cioè la scenografia e le ambientazioni, perché era troppa roba tutta insieme, luminosa, che si muoveva. Mi ha fatto un effetto simile a quello che mi aveva fatto Black Panther, dove le idee mi piacevano, ma era troppa roba tutta insieme. E il CGI, poiché era così tanta roba, non era curato sui dettagli, alcuni dettagli come avrei voluto. A volte le cose erano molto finte, secondo me, e a volte erano bellissime, ma c'era questa discrepanza. Io personalmente l'ho notata e io spero, ragazzi, dopo tutti questi anni su YouTube, di non dover di nuovo ripetere che non sono di certo uno che odia la DC a priori o uno che parte per partito preso. Io ero ben disposto nei confronti di questo film e ripeto, non ho detto che non mi è piaciuto, che fa schifo. Dico che secondo me è un po' nel mezzo. Quindi questa è un'altra cosa su cui ho qualche riserva. C'erano varie cose che secondo me erano poco approfondite. Questo film avrebbe dovuto tagliare un po' di roba e estenderne altre, approfondirne altre, perché ci sono varie cose dove l'idea mi piaceva, ma non avevano tempo. Era una cosa simile anche su Justice League. Justice League ha varie cose dove l'idea mi piace e avrei voluto che si prendessero più tempo. E qui era uguale su vari aspetti. Non c'è molto di questo film, cioè non c'è niente di questo film che io non ho capito. Ci sono varie cose di questo film in cui le ho capite, ma avrei voluto che dessero più spazio a quelle cose perché erano idee che valeva la pena approfondire. E qualche idea l'ho trovata un po' dubbia e ci arrivo dopo. Ripeto, non è che non l'ho capito. Secondo me poteva essere fatto diversamente. Prima degli spoiler, vi parlo dell'ultima grande cosa, le ultime due grandi cose controverse, quelle che faranno arrabbiare la gente. Allora, si è parlato della colonna sonora. Io ho sentito dire la migliore colonna sonora dei tempi di Batman e Superman. E io non capisco, ragazzi, mi dispiace, ma a me questa colonna sonora mi è sembrata così, cioè il tema, i temi sono ok, funzionano, non è niente di speciale. Molti temi supereroistici moderni a me non dicono niente. E non è che devono essere tutti iconici come il tema di Superman, ma negli ultimi anni abbiamo avuto temi musicali che a me piacciono nei supereroi, perché i film di X-Men hanno le colonne sonore che sono belle. Batman e Superman è una bella colonna sonora, Man of Steel ha una bella colonna sonora, Wonder Woman ha una bella colonna sonora. Invece, questo film, secondo me, non più di tanto. E invece, ciò che era veramente fastidioso della colonna sonora erano le canzoni. C'è il famigerato remix di Pitbull di Africa dei Toto. È insentibile come ogni cosa che ha fatto Pitbull. Ragazzi, sono tutte opinioni, sia sui film che sulla musica. Se vi piacciono queste cose, va benissimo, non è che avete torto. Io però Pitbull lo detesto e questa canzone era fuori posto fino all'inverosimile. Tecnicamente possono può dire qualcuno non è fuori posto perché stanno andando in Africa in quella scena, ma non c'entra niente con il mood. Cioè, è un'avventura, è l'inizio di un'avventura, di un'escursione, diciamo. E c'è Pitbull, è come se su Indiana Jones, quando lui sta andando, e partisse, no? Contestualizzato ai tempi, una canzone dei Journey. No, e poi i Journey sono molto meglio di Pitbull, ma non c'entra niente. Il tono deve essere quello giusto, ti tira fuori dall'esperienza. Stai guardando un film di supereroi che ha a che fare con roba antica e parte Pitbull, ti tira fuori come cosa. L'altra cosa che non mi è piaciuta, e questa è la più controversa di tutte, mi faranno a pezzi per questo, Amber Heard, Mera. A me non è piaciuta per niente e la gente è ossessionata da Mera e Amber Heard. E ora, dal punto di vista dell'aspetto e tutto quanto, la gente pensa, cioè è fissata perché dice che è una gran gnocca e tutto quanto, eccetera, eccetera.
Lì, ragazzi, sono gusti, io non sto dicendo che è brutta, non è, a me però non fa effetto in quel senso. Io la vedo, penso che è una donna ovviamente fatta bene, mi passa come cosa, proprio non sono attratto in quel senso. Quindi da quel punto di vista mi rimbalza la questione, sinceramente. Non mi convince che sia un gran personaggio, così come Scarlett Johansson non mi convince che Vedova Nera sia un bel personaggio. E anche se Scarlett Johansson è una bella donna, non basta fare invece il ruolo. Dal punto di vista del personaggio, a me il personaggio e della performance non mi è piaciuta, ragazzi. Cioè, a me non è piaciuta Mera, semplicemente. L'ho trovata antipatica e ho trovato la performance fiacchissima, piatta, inespressiva. Mi dispiace, ma a sto punto, come dire, ci sei dentro, tanto vale che dici tutto quello che pensi. Io l'ho trovata. Scusate, sono raffreddato. Io l'ho trovata veramente fastidiosa e poco espressiva, e ogni volta che parlava lei io perdevo interesse, ve lo giuro. Ogni volta che lei smetteva di parlare e ricominciava a parlare qualcun altro, c'era sollievo istantaneo. E anche la mia ragazza ha avuto la stessa impressione, era proprio, cioè, boh. E poi ci sono delle cose legate a quello che fa il personaggio che io trovo molto discutibili, e ci arriviamo nel campo degli spoilers. Questo, ragazzi, è la mia opinione generale. Il film mi è saputo ok, non mi fa schifo e non lo amo, non mi ha ispirato, non mi ha lasciato. Ci sono film di supereroi che mi danno un bel senso. Io dei supereroi, ragazzi, voglio ispirazione. Dei supereroi io voglio idoli, voglio eroi. E non sto dicendo che Arthur non è un eroe, che non fa cose che reputo anche giuste in questo film, ma vorrei che il film tutto mi desse una certa sensazione che questo film non mi ha dato, non mi ha dato quel tipo di soddisfazione che mi danno altri film del genere. Però non penso neanche che sia uno dei peggiori, ragazzi, degli ultimi anni, perché secondo me non lo è. Negli ultimi anni sono usciti Venom, Batman e Harley Quinn, The Killing Joke, cioè non c'è storia per quanto mi riguarda. Ora entriamo nel campo degli spoiler, vi dico solo che il voto che do a Aquaman è qualcosa tipo 6,5-7. Che io dico sempre il voto che do più spesso ai cinefumetti, perché, ragazzi, la verità è che molti cinefumetti non sono niente di fantastico, e non so, né in un senso né nell'altro, molti cinefumetti non sono la schifezza più schifezza del mondo, anche molti di quelli brutti non sono comunque il film più brutto mai fatto, e molti non sono filmoni, sono film che funzionano e ci passi 2 ore, ed è esattamente quello che ho ottenuto da questo film. Dubito che avrò mai voglia di rivederlo, ma non passo neanche il tempo a pensare a quanto mi ha dato fastidio. È 2 ore della mia vita che non rimpiango. E lo so, non è la cosa più entusiasta del mondo, ma spoilers, 3, 2, 1. Prima parlavo di Mera e di cose che fa che non mi convincono. Una soprattutto. C'è lo scontro tra Orm e Aquaman, il primo. Stanno combattendo e montano tanto questa cosa che Arthur è fuori dal suo elemento, che lui è abituato a combattere a terra e che in acqua non se la caverà bene. Questo non si vede nella scena perché Arthur se la sta cavando bene. Quello che succede è che è uno scontro alla pari. Orm distrugge il tridente di Aquaman, che è un brutto colpo, e da quel momento Mera si convince che ha perso. E inizialmente sembrava un po' la cosa, ma stanno dicendo che il tridente spezzato equivale a una sconfitta, perché non l'ha detto nessuno questo. Però non è così, perché quando poi c'è lo scontro alla fine tra i due di nuovo, non basta il tridente, deve ucciderlo, si capisce. E quindi l'implicazione qual è? Che Mera ha dovuto interrompere lo scontro e portare via Aquaman, tradire tutti, farsi nemico Orm e compagnia per salvargli la vita. Ma ragazzi, gli ha solo spezzato il tridente, se la stava cavando bene, è spezzato, non è distrutto, ha 2 armi adesso, si può difendere. Tutto il casino che viene dopo è perché Mera parte per la tangente. Io l'ho percepita così, perché questa diseguaglianza tra loro due, perché Orm è tanto più forte, io proprio non l'ho vista, ragazzi. Arthur se la stava cavando egregiamente, era uno scontro alla pari, il rischio c'è, ma non era uno scontro dove uno dei due ce le sta prendendo pesantemente, se la stava cavando Arthur. E quindi già lì Mera mi ha un po' come era scritto il personaggio, senza contare, vi ripeto, che l'ho trovato poco interessante, noioso e tutto quanto. Quindi ecco, porca miseria. Quindi ecco, c'era questo elemento qui che mi ha
un po' poco convinto. E quindi ecco, poi varie cose qua e là. Io prima ho parlato di cose che secondo me andavano sviluppate meglio. Allora, qualcuno ha criticato il fatto che gli Atlantidei si siano evoluti in così poco tempo. Io non sono d'accordo che sia un difetto, perché viene detto che è per via dell'energia della macchina. La macchina che è stata creata ha fatto affondare il continente e la stessa energia ha fatto mutare le persone a contatto con l'acqua. Mi sta bene, ragazzi, è roba da fumetto. Non mi dà fastidio l'idea in sé. Non capisco perché sia stato incluso. Nel senso che, perché hanno sentito il bisogno di spiegare perché gli Atlantidei sono anfibi? Potevano semplicemente fare che lo sono sempre stati. E poi la città è stata affossata e loro si sono adeguati a vivere sott'acqua. Ma per voler spiegare l'origine della loro doppia natura, hanno in realtà messo un'idea per un secondo che poi evoca molte domande, nel senso, ma si sono adattati subito? In quanto tempo? E perché non hanno provato altre cose? Non credo che servisse spiegarlo. E questa era una che mi ha un attimo. Un'altra era tutta la cosa per trovare il tridente. Perché allora vanno nella caverna, mettono il cilindro, sentono le istruzioni, prendono la bottiglia, la portano dal re di Roma, da Romolo, gli mettono in mano la bottiglia e trovano il posto in Sicilia. E allora, a parte che io ho trovato lo so, sto morendo in diretta. A parte che io ho trovato un po' la linea temporale un po' confusa, nel senso che io avrei pensato che tutta la roba di Atlantide fosse prima di Roma, in realtà. Quindi il fatto che ci fosse incluso Romolo nella cosa da trovare, nel piano, in tutto quanto, l'ho trovato un po', mi ha lasciato un po' perplesso. Non è un difetto questo, sto solo dicendo, ragazzi, che è una cosa che mi ha fatto un attimo chiedere, insomma. Ma il vero problema con tutte queste cose è che l'ho trovato poco entusiasmante, perché vanno sempre a colpo sicuro, nel senso che si buttano dall'aereo perché Mera sente la cosa. Ci arrivano, mettono il cilindro, trovano la bottiglia, vanno in Sicilia, trovano il posto. Era tutto molto, molto automatico. C'erano po' le difficoltà era che qualcuno cercava di ostacolarli, ma c'era poca vera indagine. E la cosa che è bella dei film di Indiana Jones è che invece c'è deduzione. E ci sono anche errori in Indiana Jones. Indiana Jones fa delle cappelle ogni tanto nei film di Indiana Jones, non c'ha sempre ragione, o comunque fatica per arrivarci, e ci deve pensare, deve ricorrere aiuto, ricerche. E qui era un po' troppo poco entusiasmante il viaggio. A me non è piaciuto molto quell'aspetto lì, l'ho trovato poco stimolante. Un'altra cosa che mi è dispiaciuta è lo spazio dedicato a Black Manta, e io sono sicuro che sarà in un sequel, è chiaro. Non è un problema quello, però le idee del personaggio mi piacevano, ma non mi è piaciuto come è stato il tempo che gli è stato dato, come è stato gestito il tempo a lui dedicato. Perché? Oh, cos'è oggi? Allora, c'è l'introduzione con il padre, che gli dà il coltello e tutto quanto, e secondo me il coltello, il fatto che quella scena avvenga durante una missione è un po' così. Secondo me quella scena andava introdotta in un altro modo, perché è importante il coltello, è forte, mi piace la storia della loro famiglia, e però che succede? Il coltello glielo dà durante una missione, è un po' strano, nel senso è una perdita di tempo, è anche un po' pericoloso, è un momento importante, improvvisato sul momento, e credo che avrebbe dovuto avere più spazio quello, così come avrebbe dovuto avere un po' più spazio il rapporto tra i due per imparare davvero a conoscerli. La morte del padre mi è piaciuta e gli attori ce la mettono tutta, è convincente, ma non trovo che sia mai una cosa buona quando un genitore muore dopo che lo conoscevamo per così poco tempo, fatta eccezione per casi in cui il personaggio è così iconico che lo sappiamo tutti, nel senso che non è un difetto che in Spider-Man Homecoming non abbiamo visto la morte di Zio Ben, perché tutti sappiamo della morte di Zio Ben. E non è un difetto in Batman Superman che non conosciamo Thomas Wayne, perché tutti sappiamo la storia dei Wayne. Mentre invece qui è un personaggio, ragazzi, che la maggior parte della gente non conosce il padre di Black Manta, quindi un po' più spazio mi sarebbe piaciuto. E ripeto, non sto dicendo che è un difetto in sé, sto dicendo che è un esempio di qualcosa che andava approfondito, e secondo me è una dimostrazione che c'è troppa carne al fuoco in questo film, secondo me. Quindi ecco.
Questa è una cosa. Un'altra, io ormai rinuncio. Un'altra è che, allora, c'è tutta la questione in questo film legata alla madre di Arthur. Dove è finita? Scopriamo che è finita appunto sotto il regno dei Trench, è finita essenzialmente al centro della Terra, dove c'è una specie di mondo perduto con i dinosauri e tutto quanto. E questo solleva più di una domanda, e poi c'è una cosa buffa che ho notato, ma allora, è un po' strano che nessuno reagisca ai dinosauri, nessuno dice, oh, dinosauri, sono lì e basta, però ok, sono abituato a creature marine di ogni tipo, mi può anche stare bene. La cosa che ho trovato strana è che Arthur va a prendere il tridente e l'armatura dal Kraken, e va benissimo, ma lì ci sono vari scheletri di gente che ci ha provato prima. E essenzialmente quando è successo questo? Nel senso che come hanno fatto tutti quanti a arrivare in quel posto particolare? Perché allora, lei ci è finita, la madre di Aquaman, dopo il sacrificio, dopo che l'hanno, scusate, dopo che l'hanno data in sacrificio ai Trench, lei si è salvata e è finita lì. E ok, ma il posto è difficile da trovare. Aquaman e Mera ci sono finiti perché hanno trovato la mappa e hanno seguito tutto il percorso. Solo loro hanno potuto fare quella storia, se no non avrebbero trovato la mappa. Quindi come sono finite lì tutte le persone che sono morte in precedenza? Come collimano queste cose? E l'ho trovato un po' poco ragionato, nel senso che fa fico vedere gli scritti di chi ci ha provato prima, ma era molto più sensato che Arthur fosse il primo. Semplicemente, o al limite il secondo, a parte tipo un'altra persona, ma in realtà no, cioè dovevano essere i primi per forza, se no non ci sarebbe stata la mappa. E quindi c'è questo: la cosa che mi è saputa buffa della madre, ragazzi, è che è identico a Dragon Trainer 2. La madre pensavano tutti che fosse morta, non è morta, è in un mondo perduto con creature nascoste dal resto del mondo, dinosauri e non draghi qui. L'armatura è simile, con gli spunzoni è fatta con cose simili. Ed era tanto come Dragon Trainer, mi ha veramente colpito questa cosa, era molto come Dragon Trainer 2 e non lo so, un po' troppo secondo me, perché Dragon Trainer è un film uscito da pochi anni, non è un classico, mangiarlo così è un po' ai limiti secondo me della copia. Quindi ecco, e mi ha tirato fuori sinceramente quando mi sono reso conto che cavolo, è identico, è quasi identico e mi ha colpito molto come cosa. Anche il fatto che poi lei si rincontra col padre, molto come Dragon Trainer 2, mi è saputa buffa come cosa, ecco. E quindi ecco, queste sono tutte cose che si sono accumulate dove mi tiravano un po' fuori dall'esperienza. E poi ci riallacciamo adesso alla comicità. Allora, io ho detto che c'è una cosa che mi è piaciuta, una così così e alcune che non mi sono piaciute. Quella che mi è piaciuta, Arthur è al bar con il padre a bere birra, che è una scena carina, e arrivano questi qui grossi, eccetera, eccetera, e sembra la solita storia che vogliono fare a botte. È pieno di deficienti nei film che vogliono fare a botte con persone chiaramente più forti di loro, e invece no, vogliono farsi un selfie con lui perché Aquaman è un simpaticone, è lì a bere, l'abbiamo visto in televisione, ti fai un selfie con noi? È carina quella scena, a me è piaciuta, mi sembra quello che succederebbe nella vita reale, quindi non ho avuto problemi con quella scena. Molto divertente, molto carina, molto azzeccata, molto Momoa, va benissimo. Una scena che non mi è piaciuta l'esecuzione, o mi piaceva di concetto, è quella dove Mera prende il sudore dalla faccia di Aquaman e lo mette sul cilindro. E lui dopo dice, potevo pisciarci sopra. A me non mi piace la battuta, potevo pisciarci sopra. Ma io, mentre vedevo Mera, che prendeva il sudore e faceva tutto, ho pensato... Quanto te la tiri, Mera, basta che ci sputi sopra. Quindi che Aquaman in qualche modo le dica potevi farla più semplice, mi va benissimo. Però potevo pisciarci sopra, non mi è piaciuta come battuta. Momenti comici che non mi sono proprio piaciuti, invece ce ne sono un paio che mi hanno dato proprio fastidio. Uno è quando dice Arthur che puzza di pesce, cioè lui dice che rischia di puzzare di pesce marcio e lei dice ah non sarebbe peggio di adesso una cosa del genere e lui se ne usa la scella e fa e quella è proprio comicità spicciola che preferirei non vedere in un film di tipo DC per
preferibilmente. E la scena che mi ha dato più fastidio è quella in cui l'Atlantideo che ha questa rotta l'armatura, che sta perdendo fiato, perché ci sono due tipi di Atlantidei, quelli che respirano sott'acqua e non, e quelli che respirano solo sott'acqua, lui sta prendendo il fiato e vede un cesso, e io già lì penso, oh no, mette la testa nel cesso, che palle, lo fa, e non solo di concetto mi dà fastidio come scena, perché anche qui secondo me è comicità puerile, ma inquadrano il WC da sopra, ed è un WC come ce l'abbiamo tutti in casa, semplicemente ci mette la testa dentro e all'improvviso è enorme, cioè lui ci può immergere completamente la testa. Ragazzi, voi potete immergere la vostra testa fino al collo in acqua del vostro cesso? No, che non potete, perché non sono fatti così. E quella scena mi è saputa assolutamente non divertente e eseguita male, semplicemente eseguita male. Sto morendo. Quindi ecco, questa è una cosa che mi ha un po' infastidito del film. E in generale, ragazzi, non voglio stare qui a linkare tutte le cose singolarmente. Semplicemente, ragazzi, il film ha avuto vari momenti che mi hanno lasciato un po' così. Avrei voluto, per esempio, anche che approfondissero molto meglio anche Orm e tutta la questione dell'inquinamento. Perché Orm una volta menziona l'inquinamento, ributtano addosso la terra l'inquinamento e le navi da guerra, che è una cosa che mi va benissimo, un'ottima motivazione, ed è assolutamente comprensibile che ce l'avrebbero con noi perché stiamo facendo cose orrende al pianeta e all'acqua. Mi va benissimo, non torna mai più. Orm, la sua motivazione è odio per Arthur e la voglia di regnare. Questo ci mostra il film. Il giusto è sdegno per quello che l'umanità fa all'ambiente, è una noticina aggiunta. Secondo me doveva essere la base del suo odio per gli umani, doveva essere portante. Secondo me le due basi devono essere quello e l'odio per qualcuno che, nonostante sia mezzo sangue, è considerato suo padre. Sono i due elementi che mi sarebbe piaciuto vedere esplorati davvero bene. E quello del mezzo sangue c'è un po', ma non ha lo spazio che avrei voluto. E l'altro è proprio una noticina. Orm, soprattutto in questo film, è uno assetato di potere ed è sempre un po' noioso da vedere per quanto mi riguarda. A me piacciono motivazioni più affascinanti, perché se prendete gli altri cattivi del mondo DC, abbiamo Zod che pensa solo al bene del suo popolo ed è disposto a fare cose mostruose per questo. È una motivazione interessante. Lex Luthor vuole dimostrare che Superman è fallibile, non è un dio, perché se fosse un dio non può essere buono. Quindi o è buono e non è un dio, o è un dio e non è buono. È una motivazione figa. Motivazione di Ares: l'umanità non merita l'amore che gli hanno mostrato gli dèi. Mi funziona. Orm mi è piaciuto vederlo, mi è piaciuta la performance e mi è piaciuta la motivazione quello che prova per la morte della madre, il padre. Ecco un'altra cosa. Perché il padre di Orm non compare mai in un flashback da nessuna parte? Viene sempre menzionato quello che gli è stato inculcato, quello che diceva il padre. Non lo vediamo mai, però. È una presenza che non è una presenza, è un nome. Non è una presenza, e poiché questo film ha dei flashback, secondo me non sarebbe stato male se mentre vedevamo l'allenamento di Arthur, vedevamo anche gli allenamenti o le lezioni date a Orm. Li avrebbe collegati, mi sarebbe piaciuto di più personalmente. E ci sono varie cose così, ragazzi, in questo film, in cui io pensavo, sì, l'idea c'è, ma perché non potevano semplicemente svilupparlo meglio? E varie cose erano così in questo film. In conclusione, ragazzi, il film, vi ripeto, è ok. Io gli darei 6 e mezzo, 7, vi ho detto. E secondo me, ragazzi, non è bellissimo e non è orrendo. E non vi arrabbiate troppo, è la mia opinione. Fatemi sapere cosa ne avete pensato voi e ci vediamo presto.